Chissà se questi simpatici signori della città vecchia si siano chiesti perché il mondo stia cambiando così rapidamente. Che bisogna cambiare è comunque certo per superare la crisi attuale e contrastare la disoccupazione giovanile. La Regione Puglia ha da tempo accettato la sfida del cambiamento e proprio in questi giorni, dal 22 al 24 maggio, ha organizzato il Festival dell'Innovazione nel capoluogo pugliese. Superare la paura e guardare al futuro, queste le parole d'ordine con cui il governatore di Chivendola ha inaugurato la manifestazione in Piazza Mercantile la mattina del 22 maggio. Nel pieno della crisi economica noi diciamo non bisogna cercare il lavoro comunque, un'idea neoschiavistica magari del lavoro. Il lavoro per crescere, il lavoro per esserci ha bisogno di inglobare un contenuto di innovazione. All'inaugurazione ha preso parte tra gli altri la neopresidente dell'Arti Eva Milella. Sempre in Piazza Mercantile, subito dopo ha avuto luogo un incontro con ospiti d'eccezione come Renato Soru, amministratore delegato di Tiscali, che si è soffermato sulla risorsa fondamentale dell'Italia, l'intelligenza. Occorre certamente reagire, partendo dalla grande risorsa naturale del nostro paese, che io credo non siano né i monumenti del passato, né il paesaggio, né le spiagge. La grande risorsa naturale è l'intelligenza che c'è nella testa di ciascuno di noi e che c'è nella testa dei giovani. Anche per Alessandro Sannino, docente dell'Unisalento e imprenditore di successo, vi sono più soldi che buone idee e ha spronato i giovani a non arrendersi. Crearsi l'opportunità di generare ricchezza per sé e per gli altri. Ricchezza io non intendo soltanto denaro, ma soprattutto una ricchezza in termini emotivi, mi lasci dire, perché quando si fa qualcosa che ti piace fare, allora la fai anche bene, hai lo stimolo a farlo e a farlo fare. Ed ecco che il posto di lavoro fisso rispetto a questo perde quasi ogni motivazione. Molto apprezzato l'intervento di Davide Gomba, artefice del Fab Lab di Torino. In Fab Lab ci sono diverse macchine, abbiamo macchine al taglio laser, fresa a controllo numerico, stampanti 3D, tutte macchine che hanno dei costi non troppo alti. Il costo del Fab Lab per mettere in piedi un Fab Lab non è altissimo. Alcune di queste macchine te le puoi costruire proprio da solo, ci sono un sacco di guide online come costruirsi una stampante 3D. Che tipo di progetti emergono dal Fab Lab? In un Fab Lab si possono costruire giocattoli con Arduino, si possono fare quadcotteri telecomandati, si possono costruire mobili tagliati al laser, si possono tagliare al laser dei vestiti per creare degli indumenti. C'è tutta una parte legata al mondo di Arduino che si chiama wearable computing, che si basa sull'idea di creare degli abiti e degli indumenti interattivi. Al festival tante storie di ordinaria innovazione, come al caffè dell'innovazione con il progetto Inculture, che è un progetto di ricerca finanziato con fondi europei attraverso un bando del Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca, che si occupa di conservazione, valorizzazione, efficientamento energetico del patrimonio culturale. E l'innovazione, l'idea dell'innovazione nel nostro progetto sta nel innanzitutto rendere molto più accessibili i contenuti tecnici che spesso rimangono per i soli addetti ai lavori e renderli accessibili per tutti. E un'altra idea di base è quella di far partecipare. La partecipazione è fondamentale e fa parte del processo poi progettuale, perché in breve puntiamo a realizzare degli interventi pilota su alcuni beni della Grecia Salentina, che è l'area che abbiamo scelto per intervenire. Quindi è un progetto che dovrebbe poi diventare replicabile, cioè ripetuto nella stessa forma, insomma, attraverso questi interventi pilota in altre aree poi. Tanti incontri, workshop, ma il Festival dell'Innovazione è anche una grande kermesse con spettacoli e performance. Tutto o quasi rigorosamente in piazza, e per le feste di piazza non potevano mancare le percussioni bandistiche con la Bandita Street Parade.